Ciao a tutti e bentornati in un nuovo video. Noi oggi siamo qua al sole un pochino, visto che è uscito un po' di sole si sta relativamente bene, anche se non vedo nulla. E abbiamo pranzato da un po' e stiamo aspettando che arrivi un altro falegname per farci il preventivo per il tavolo e per le altre cose che ci sono da fare in casa, come vi dicevo nello scorso video. C'è anche Giambi qua, parlo a bassa voce perché mi vergogno un po'. Il sole è già andato via e nulla, noi ci riaggiorniamo dopo. Un lavandino. Alla fine siamo già in casa, ci è passato un minuto perché è andato via il sole, fa freddissimo, quindi siamo tornati dentro. Un po' di giorni fa mi ha contattato un'azienda ed è caduta a fagiolo, quindi questa volta ho accettato perché questa cosa serviva a Jobby, perché Jobby ultimamente sta andando dal dentista perché ha dei problemi ai denti. E quindi quando mi hanno contattato e mi hanno proposto questo attrezzino che adesso vi faccio vedere, ho deciso di accettare per regalarlo a Jobby. Poi vedo come si trova lui e vi faccio sapere.
e magari provo ad usarlo anch'io. Comunque lo vado a prendere perché avevo messo nel ripostiglio al riparo da Giambi e vi faccio vedere di cosa si tratta. Mi hanno dato anche un piccolo codice sconto per voi che vi lascio in info box, e il prodotto vi lascio, il link si trova su Amazon ed è, scusate, Amazon Prime, quindi praticamente arriva in un giorno, a noi è arrivato il giorno dopo averlo ordinato. Già, mi ha già recuperato il pacco perché è super efficiente, vi faccio vedere di cosa si tratta. Allora lo inquadro così perché altrimenti si vede l'indirizzo, quindi vi arriva in questa scatolina. Ora lo apro e ve lo faccio vedere. Lo apre Giambi. Ci fai vedere che cos'è, Giambi? Il regalo per il papi? Ce la fai? Faccelo vedere. Ok, mettilo dritto, amore. Allora, il prodotto in questione è questo. Se Mattia toglie i piedi sarebbe meglio. Questa è la marca Young Do e questo è il prodotto. Praticamente è un irrigatore orale e serve per fare appunto la pulizia dei denti. Giambi sta scartando. Piano Mattias che si rompe. Ok, l'ho presa. Allora, lo abbiamo scartato insieme a Mattias. Questi qua sono, facci vedere, gli ugelli per la pulizia dei denti. Ci sono di diverso tipo, adesso ve li apro e ve li faccio vedere. E ci sono anche di diversi colori. Penso che siano per distinguere se lo usa più di una persona. Qua all'interno va messa l'acqua e dopo vi faccio vedere come funziona. Allora, all'interno ci sono questi tre attrezzini, poi c'è questo, poi uno l'ha rubato Giambi, c'è questo qua che ha le setoline, tipo uno spazzolino. Vediamo se riesco a far vedere. Questo lo aveva Giambi, praticamente questo ha una specie di spazzolina in silicone. Mettere con l'acqua. E poi c'è anche questo, che è un altro spazzolino fatto con le setole diverse, questo qua. Adesso vado a leggere le istruzioni per capire come funziona. E poi vediamo come funziona e poi lo farò usare a Giobby e ci dirà com'è. Allora, questo è il libretto di istruzioni, le istruzioni sono anche in italiano. Parla praticamente di quello che fa il normale spazzolino e invece dice che questo idropulsore dentale elimina i batteri nocivi in profondità nei denti sotto il bordo gengivale, quindi diciamo che è tipo una pulizia dei denti fatta a casa. Qua ci sono tutte le istruzioni e spiega praticamente come è fatto e come utilizzarlo. Qua parla degli accessori che ci sono all'interno, c'è l'ugello standard, l'ugello paradontale, l'ugello piccadentale, l'ugello ortodontico e la raschiatura della lingua, quindi c'è anche l'attrezzo per pulire la lingua. E qua spiega come utilizzarlo. Qua dice consigli per l'uso: mirare il flusso d'acqua dei denti alle gengive in direzione 90 gradi, chiudendo delicatamente le labbra per evitare schizzi, ma lasciare che l'acqua scorra dall'angolo della bocca al lavandino per ottenere migliori risultati di pulizia, risciacquare i molari e anche gli incisivi. Lasciare che l'ugello si muova delicatamente lungo le gengive facendo una breve sosta tra i due denti finché l'acqua possa passare tra i denti. Ripetere la stessa operazione su tutti i lati dei denti fino a quando tutti i denti sono puliti, davanti, dietro, sopra e sotto. Qua spiega come utilizzarlo. Quindi dopo lo farò usare a Giobby. Qua spiega di tutti gli ugelli, per cosa servono, eccetera. Quindi adesso me lo leggo per bene e dopo vi faccio vedere. Allora, per mettere l'acqua io ho rimosso la vaschetta e ho inserito qui dentro l'acqua. Poi va semplicemente rimessa qua. Ho inserito anche l'ugello. Per rimuoverlo va premuto questo bastoncino, mentre basta inserirlo così. Qua c'è anche la lampada UV che serve per disinfettare tutti gli ugelli. Abbiamo anche scoperto che c'è questo ugello qua che serve per chi ha l'apparecchio, per la pulizia dell'apparecchio dentale, quindi noi non lo utilizzeremo. Per accenderlo si accende da qua e si può regolare la pressione dell'acqua con cui viene fuori l'acqua. Adesso vi faccio vedere qua nella bacinella, così è acceso e in questo modo schizzando ovunque.
diminuisco la pressione prima che la quindi vedete che la pressione può essere aumentata. Io adesso non l'aumento perché qua facciamo un casino, e da qua si può spegnere, e poi si spegne anche di qua. Ho letto che si può utilizzare anche al posto dell'acqua la soluzione per, diciamo, tipo un colluttorio per disinfettare le gengive. E qua, come vedete, si è accesa la lampada ultravioletta, perché inserendo gli ugelli qua dove c'è un vano, in questo modo, e chiudendo, gli ugelli vanno a disinfettarsi tramite la lampada UV. Quindi questo acquisto è per Jobby. Jobby, è tutto tuo, adesso puoi testarlo, c'ho anche gli occhiali bagnati. Vi lascio, come vi ho detto, il link di Amazon, quindi del rivenditore, in info box, e anche il piccolo codice sconto che mi hanno dato per voi. E niente, Jobby lo utilizzerà, mi sa che lo utilizzerò anch'io perché sono curiosissima. E poi vi faremo sapere magari nei prossimi video. Nulla, noi ci ragioniamo dopo perché mi sa che sta arrivando il falegname. Abbiamo Jobby in prova. Com'è Jobby? Mamma! Come? Funziona? Sì. Pulisce? Sì. Eh? Sì, sì. Allora, abbiamo provato prima Jobby e poi io, perché appunto ci sono i tre ugelli, quelli per la pulizia, diciamo, normale delle gengive, ce ne sono tre, formato famiglia, quindi ho provato prima Jobby e poi io. E devo dire che pulisce bene i denti, ovvio, non è come andare dal dentista a fare la pulizia dei denti, però rispetto al classico spazzolino e al filo interdentale pulisce meglio. E quindi questo. Nel frattempo la macchina del pane sta impastando la pizza, è stato qua il falegname, ha preso le misure, adesso aspettiamo il preventivo. E quindi mentre la macchina del pane impasta la pizza, io adesso vado a mettermi un po' sul divano perché il sabato lo prendo in relax. Vi faccio vedere la pasta della pizza e noi dopo ci riaggiorniamo, o dopo direttamente domani. Non apro perché sta lievitando. Comunque qua c'è la pizza nella mia amata macchina del pane, che Jobby, dopo che ha ingrassato i ganci, va perfetta, quindi non c'è bisogno di cambiarla e questo mi rende davvero felice. Nulla, ci riaggiorniamo dopo. Buona? Una settimana molto soddisfacente, circa 2 milioni di dose somministrate e quasi il 40%. Allora, rieccomi, è il giorno dopo. Ieri sera vi ho fatto vedere la pizza perché è venuta buonissima, e rispetto al solito di diverso ho usato il lievito madre, quello di Eurospin, che non ho purtroppo qua da farvi vedere, ma ve l'avevo fatto vedere in uno svuota la spesa. La pizza era sofficissima, è lievitata benissimo e sotto ha fatto tutta quella crosticina croccante ed era veramente veramente uno spettacolo. Quindi sicuramente quando vado da Eurospin riprenderò quel lievito lì, perché è venuta uno spettacolo. Usavo già quello Lidl, ma non mi era mai venuta così. Vi dico solo che mentre la stendevo si creavano proprio le bolle, cioè lievitava benissimo, e quindi appunto lo riacquisterò. Qui oggi è domenica, c'è una giornata pessima, piove, fa freddissimo, in alcune parti del Trentino sta anche nevicando, quindi nulla, staremo a casa. E per merenda volevo andare a preparare la torta con il rapé di cocco. Adesso vi faccio vedere gli ingredienti. Io l'andrò a fare nel bimbi, però ovviamente si può fare tranquillamente con lo sbattitore a mano. E ho già acceso il forno, va messa a 160 gradi per 45-50 minuti. Va fatta ovviamente la prova a stecchino. Vi faccio vedere gli ingredienti e la prepariamo insieme nel bimbi. Ed è una torta veloce ma saporita. Così pomeriggio facciamo merenda per cambiare. Ho già imburrato e infarinato lo stampo per la torta. Questo qua mi sembra che è o da 24 o da 26 centimetri. Io per le teglie non uso mai il burro, ma mi trovo comoda con lo staccante spray. Questo qua io lo avevo preso su Amazon, però ogni tanto lo mettono anche da Lidl della linea Bel Bake. Quindi magari state attenti al volantino, di solito quando c'è la settimana dei dolci mettono anche lo spray. È più piccolino perché è circa così, però anche quello penso sia buono perché lo usa mia sorella. Ma veniamo agli ingredienti. Allora, ci serviranno 150 g di rapé di cocco,
150 g di farina, una bustina di lievito per dolci, 200 g di zucchero, un vasetto da 125 ml di yogurt, poi 3 uova, la spatola che non c'entra niente, e 100 ml di olio di semi di girasole. E poi non ci serve altro. Intanto là ci sono Giobbi e Giambi che fanno casino, la allegra truppa qua. Il forno è acceso e andiamo a preparare la torta insieme. Allora, nel bimby ho inserito la farfalla, adesso vado ad aggiungere gli ingredienti. Allora, come prima cosa vado a mettere le 3 uova. E inserisco anche i 200 g di zucchero. Vado a lavorare per 6 minuti a velocità 4. Allora, questo è il composto montato. Adesso vado a inserire lo yogurt e l'olio. E lavoro tutto a velocità 2 fino a completo assorbimento. Allora, l'olio e lo yogurt sono stati assorbiti. Io l'ho fatto andare per 50 secondi. Adesso vado ad aggiungere 150 g di rape di cocco. Aggiungo i 150 g di farina setacciata. E infine aggiungo la bustina di lievito e faccio andare il bimby per 3 minuti a velocità 4. Allora, il bimby ha suonato, vado a versare il composto nella tortiera e vado ad infornare. Sei video? Sì, amore. Torta infornata, vediamo dopo il risultato finale. What are you to Bob? Are you to Bob? Ti manca il papi? Allora, abbiamo mangiato la torta ed era buona, non abbiamo aspettato merenda perché sono le 3:10, noi l'abbiamo già mangiata. Ve l'ho fatta vedere da aperta, è veramente sofficissima e buonissima. Adesso volevamo andare a montare degli specchi che avevamo preso un po' di tempo fa da Ikea, che avevo fatto vedere in un vecchissimo video. Poi li avevamo messi nell'armadio e ce l'avevamo dimenticati. Oggi, visto che comunque fuori non si può fare niente, Giobbi ha deciso di montarli. Adesso vi faccio vedere il nome del prodotto e il prodotto. E vogliamo montarli sul pianerottolo che va al piano di sopra.
Allora, il prodotto è questo. Sono questi specchi qua, ce ne sono dentro 10. Noi ne avevamo presi due pacchi, uno è questo e uno Jobby, l'ho già aperto qua, così vediamo come disporli. All'interno escono anche questi adesivi per attaccarli al muro. Qui c'è la torta mangiata, mentre questa parete qua, che è quella sulle scale per andare di sopra, per intenderci, è quella dove vorremmo attaccare gli specchi. Adesso Giorgio prende le misure e poi andiamo ad attaccarli. E ne già più lungo. Allora, rieccomi, è il giorno dopo, perché ieri ho pensato, aspetto domani così gli faccio vedere il pianerottolo con i nuovi specchi con la luce. Peccato che qua oggi c'è un tempo orribile, adesso vi faccio vedere. Questa è la situazione attuale, solo nebbia e desolazione. Quindi, siccome stavo già editando il pezzo di video, anzi l'ho finito di editare, ma non posso farvi vedere il pianerottolo con la luce, ve lo farò vedere nei prossimi video. Io quindi chiudo qua il video,
Mi dispiace se questi video sono un po' noiosi, però stando a casa non si hanno molte cose da fare, da mostrare, quindi i video sono molto molto simili fra loro, perché alla fine a casa si fanno sempre le stesse identiche cose, però credo sia così anche un po' per tutti e quindi non riesco a mostrarvi di meglio. Anzi, sto accettando magari un po' più collaborazioni per mostrarvi qualcosa di nuovo da farvi vedere, cose che magari mi incuriosiscono, che sono diverse dalle solite che si vedono in giro. Quindi spero vi faccia piacere. Io, come sempre, vi ringrazio di cuore per tutto l'affetto che mi dimostrate, sia a me che a Mattias che a Giorgio, e vi mando un grossissimo bacio, vi ringrazio per aver guardato questo video, speriamo che presto la situazione possa tornare alla normalità e nulla, per chi è nuovo vi ricordo che se vi va potete iscrivervi al canale, attivare la campanella delle notifiche per non perdere i miei prossimi video e lasciare un like se questo video vi è piaciuto. Ciao!